Eccoci qua, bentornati ad un altro unboxing. Più che un unboxing, è un momento in cui parliamo di questo pad. Di questo pad costruito, prodotto dalla Razer appositamente per PlayStation 4. Sapete infatti che Microsoft su Xbox One ha presentato il suo controller Elite, pensato appunto per i giocatori un po' più esigenti. Sony risponde non con un redesign del suo DualShock, ma chiedendo a due aziende di sviluppare dei controller pensati appositamente per i pro player. Una di queste aziende è Razer, che ci presenta questo Raiju, che adesso andiamo ad aprire e ad analizzare un po'. Al di là, insomma, dei foglietti illustrativi, all'interno si trova subito la custodia che contiene appunto l'oggetto. C'è però anche un altro elemento molto importante che vale la pena affrontare subito. Ecco, all'interno della custodia c'è anche il cavo mini USB, la qualità dei materiali è veramente ottima, e il cavo è importante perché purtroppo non è possibile giocare in modalità wireless. È ovvio che i pro player vorranno sicuramente giocare con il cavo, che peraltro può essere messo in questo scompartimento della custodia. Sicuramente, dicevo, i pro player vogliono giocare con il cavo perché questo riduce drasticamente l'input lag. E tuttavia, insomma, sarebbe stato interessante anche poter usare il pad anche nelle situazioni di uso quotidiano, mentre così diventa un po' più scomodo. Al di là di questo, vediamo subito quali sono le particolarità del controller. Da una parte c'è un'ergonomia che è molto più simile a quella di un pad per Xbox, diciamo i due corni laterali, insomma, favoriscono un'impugnatura che, insomma, ha un feeling molto simile a quello del pad Xbox. Il controller dà un'ottima sensazione di solidità, qua dietro ci sono delle superfici gommate che aumentano il grip e quindi sicuramente è un bell'oggetto dal punto di vista del design, della solidità e della qualità dei materiali. Le altre particolarità sono la presenza di due serie di tasti aggiuntivi, quindi due sono posizionati qua. Le dita si posizionano su questi tasti aggiuntivi che si chiamano M1 ed M2 in maniera abbastanza naturale, altre due invece sono qua dietro, questi si chiamano M3 ed M4. Diciamo, sono dei tasti che aiutano molto in alcune tipologie di titoli, fra cui i first person shooter, e che possono essere mappati grazie a questi pulsanti qua, questa pulsantiera che si trova nella parte inferiore del pad. Questa pulsantiera permette in maniera molto molto semplice di mappare le funzionalità di questi quattro tasti extra, ma anche di cambiare fra due configurazioni in un lampo sostanzialmente. Basta premere un pulsante e si cambia fra due configurazioni, quindi insomma, una cosa molto comoda per chi vuole costruirsi diversi loadout. Nella pulsantiera inferiore ci sono anche due tasti che permettono di controllare il volume, quindi alzare e abbassare il volume, e di mutare invece il segnale audio che sentiamo in cuffia. Anche questa funzionalità è una funzionalità molto comoda, seppur non essenziale. Il feeling di tutti i pulsanti, tutti quanti, è molto diverso rispetto a quello del DualShock classico. È molto simile, io l'ho paragonato nella recensione che potete trovare sulle pagine di Avriai.it, a quello di una tastiera meccanica, perché dà un feedback sia acustico che tattile molto molto importante. In certi casi però il controller è un po' troppo rumoroso, ad esempio i tasti dorsali sono un po' rumorosi, e anche nelle vette analogiche, che hanno delle ottime molle con un'ottima risposta, quando arrivano a fine corsa tendono a fare un rumore un po' sordo che potrebbe non essere gradito da tutti i tipi, da tutti i giocatori. Un'altra particolarità è qui la presenza di due pulsanti che permettono di arrestare la corsa dei trigger. Anche questo è utile soprattutto per chi vuole avere degli input molto molto rapidi. Peraltro i test segnalano un input lag veramente ridotto al minimo, anche grazie alla funzionalità Air Trigger, che è, diciamo, trademark di Razer, e che rende la risposta agli input veramente immediata. Un'altra cosa che c'è da dire è che questi pulsanti, questi trigger dorsali posizionati nel retro del pad, possono essere svitati grazie ad un piccolo cacciavite che Razer ha messo in dotazione, quindi se vi danno fastidio potete anche toglierli e poi appunto chiudere questa piccola cover. È una buona trovata, anche se in realtà si tratta dei tasti che poi i pro player utilizzano
con più frequenza, quindi vi suggeriamo, se volete avere un po' di speranza nel competitivo, di imparare anche ad utilizzarle. Cos'altro c'è da dire? C'è da dire che le due custodie qua, le due coperture dei funghetti analogici possono essere rimosse per essere sostituite. Sicuramente è comodo averle perché aumentano molto il grip, mentre la superficie dei funghetti analogici è abbastanza scivolosa quando non ci sono, però per evitare che poi sul lungo andare l'usura le rovine, insomma, si tratta di coperture estraibili. C'è da dire, come ho specificato all'inizio di questo video, che il pad è pensato soprattutto per certe tipologie di titoli, ovvero gli FPS, anche perché utilizzarlo con altri generi è molto complesso, perché ad esempio la corsa del trigger non è lunghissima e quindi sui giochi di guida non è il massimo. I tasti del D-pad sono indipendenti, non è una singola diciamo piattaforma che con degli input correlati, ma ognuno ha un input singolo, quindi anche nei picchiaduro non è molto facile utilizzarlo. Quindi è un pad pensato esplicitamente per gli appassionati di FPS. Ciò detto, il rapporto fra qualità e prezzo è forse un po' alto, perché il pad costa 170 euro. Ci sono delle altre alternative che più o meno hanno le stesse funzionalità, gli manca, è vero, la presenza di un doppio profilo, però ecco, non è, diciamo, una funzionalità di spicco. Certamente l'input lag è molto ridotto, però è un pad che non mi sento di consigliare nell'uso quotidiano, quindi se e solo se volete giocare sugli FPS e vi va l'idea di, insomma, avere un prodotto che ha comunque un marchio importante e che è sinonimo di una qualità costruttiva molto solida, questo potrebbe fare al caso vostro. Diversamente ci sono altre proposte che potete considerare. Io spero che questo video vi sia risultato utile, ci vediamo alla prossima, sperando magari di potervi far vedere anche l'altra proposta di PlayStation 4 sul fronte dei controller per i pro player.